Eccoci qui, Antonella, in una nuova puntata di In Cucina con lo chef. Antonella Carrieri. E Nicola Bizzarri, il nostro chef. La ricetta di oggi, abbiamo un cefalo che lo faremo in manto di melanzane e caciocavallo, adagiati su una dadolata di pomodorini spadellati. Ok, andiamo a prendere il nostro cefalo, lo sfilettiamo e ricaviamo due filetti. Eccoci qua. Dopodiché friggeremo delle fette di melanzane. Guarda che bello, andiamo solo un filetto. Okay. Prepareremo una porzione. Ecco qua. Andremo a togliergli anche la pelle. Quindi avremo un pesce. Io ho tolta la pelle pure. Adesso sì. Ecco qua. Freschissimo e buonissimo. Andiamo ad affettare le nostre melanzane e friggere in olio per poter poi avvolgere il pesce, no? Ecco qua, adesso vedrai olio bello bollente. Friggeremo le nostre fette. Finiamo di pulire un attimo. Sono sempre ricette di parare. Strane, ma non genuine. Strane, in che senso? Strane perché cose che sai, melanzane, pesce. Riproduce, se pensi, formaggio. Una parmigiana, se vogliamo, no? Con l'aggiunta del pesce. Affettiamo anche. Sai che me la devo portare a casa questa pizzetta? La nostra. Questo formaggio, cacio molisano. Per dare quella parte rustica, no? Al piatto. Andiamo a tagliare in modo. Posso da... girare? Sì, puoi girare. Bene. Un attimo che si rosano bene entrambe le parti. Nel frattempo andiamo a tagliare i nostri pomodorini che andremo a spadellare. Un'altra padella a parte con dell'aglio e mentuccia. Ah. Cipollotto, ecco, come in base scalogno. La base la. Cipolla normale, quella rotonda si può mettere qua? Anche perché no? Abbiamo la nostra. E che dobbiamo dire con tutte queste belle ricette? Sono diventate idee nuove, idee particolari da poter inserire in un classico menu che stai facendo. Stando con te. Scusa, prendiamo un po' di carta. Pane per poter assorbire la frittura. Certo, per me puoi già scolarle e metterli ben stese. Perfetto, vai. Ok. Va bene. Comincio a far lavorare anche te, per qua. Queste attrezzature qua, queste pinzette, queste cose. Però sono comode, hai visto? Mettiamo in una padella dell'olio, cipollotto e mentuccia. Lasciamo soffriggere e aggiungiamo del nostro pomodorino ciliegino. Ah, senti che profumo, la menta. Tutti questi profumi qua. Un pizzico di sale. E passiamo alla composizione del nostro filetto di cefalo. Prendiamo un filetto, mettiamo un pizzico di sale. Mettiamo delle fettine di caciocavallo e terminiamo con le fettine di melanzane che abbiamo fritte, no? Le avvolgiamo in modo da tenere tutto ingabbiato. Mettiamo una pirofolina da forno e inforneremo a 180 gradi per 13 minuti. Senza olio, senza niente. L'olio no, non no, l'olio no, perché già ha l'olio. È fritto la melanzana, certo. Vero? Sennò poi andremo ad appesantire e ulteriormente. Sono domande che ti faccio perché sono curiosa io. Giusto. Ma le tue domande possono essere quelle delle signore a casa, quindi va bene così. Attendiamo un attimo la cottura del nostro cefalo in manto di melanzane e la cottura dei nostri pomodorini. Cucina con lo chef.
Eccoci qui, Antonella, la nostra salsa bella è quasi pronta. I pomodorini devono rimanere, mi raccomando, sempre interi, non si devono sfaldare. Sembra comunque mezza cottura, vero? Mezza cottura, perché quando si degustano rimane sempre quella parte un po' morbida, ma nel pomodoro tempo, così è buono, veramente. A me piace così. Pure a me piace così. A chi vuole lo lascia cucinare ancora di più. Il nostro cefalo in forno è pronto, andiamo a sfornare. Mi raccomando poi la funzione pirolitica, perché melanzana fritta, pesce, caciocavallo ha bisogno di una pulita come si deve. Funzione pirolitica. Mi passi un cucchiaione? Bene. Andiamo ad adagiare i nostri pomodorini. Guarda che belli, sono rimasti. Sì, sì, intatti. Ah, così mi piace. Ma il pomodoro dopo cotto manca a me piace. Perfetto. Mi dai la paletta? Ormai mi capisci? A volo, ti capisco ormai. Adagiamo il nostro filetto. Ecco qui. Un filo d'olio extravergine di oliva e il nostro piatto è pronto per essere gustato. Colori, sapori, profumi sono sempre la base di In Cucina con lo Chef. Certo. Buon appetito, vi salutiamo e mi raccomando, numerosi come sempre, alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.